eccolo. Guardano tu super che vado a chiedere queste cose. A... Vai. Vado? Ok. La Borzi, carta bulla la Borzi. L'ansia mi fa venire. Signori e signori, due grandissimi artisti. Pino e gli Anticorpi. Titti. Stefano, il Michele manca! L'altro, prego, puoi entrare, tu! E l'altro, prego, puoi entrare, si accomodi! Allora, avete notizie della Dinamo, voi che siete di... No, perché sta vincendo. Qua. Sta vincendo? Sta vincendo, ragazzi! Si può dire, no, si può dire. Si può dire? No, si può dire. Non lo so io in realtà, Però sta vincendo. Ma l'attento. Sta l'attento. Allora, com'è stato? Vabbè, Daniel, beh, diciamo due cose, certo, anche se li conoscono tutti e sono ammatti da tutto il pubblico. Guarda. Allora, c'è gente... C'è gente, quella signora che c'è lì, non è mai Boffi a Benni Bonoso, ha saputo che c'eravate voi, ha chiesto la cozza all'assessore, buon Bennino. Ah, brava! Ecco. Beh, allora, due grandissimi artisti. Adesso vi racconta la sua storia, non la sua, la vostra. Sentiamo. Determinati, con grande carattere, con grande orgoglio a livello nazionale. Quale orgoglio? Metti stare. Beh, l'orgoglio di un'isola a livello nazionale. Nel 94 hanno avuto il loro grande cammino in giro per l'isola, nelle grandi piazze, nei grandi teatri. Nel 2001 Michele ha avuto questa grandissima occasione. Qual è Michele? Qui è Michele dei due. Qual è? Michele è lui. Bravo. Grande. Aveva il 50% di possibilità. Michele ha avuto una grandissima occasione andare a una TV nazionale. Da solo? E se ne è sprecato. E poi dopo l'ha seguito anche lui. Sì. Giusto? Ti ha portato? No, di Berlino no. Ma scherzi a parte, sette puntate. Scherzi a parte. Sì, quante puntate? Sette puntate. Quanto gli hanno dato di soldi? Non riuscivo, quella è una cosa segreta. Una diciamo privacy. Dopo. No, una privacy, perfetto. Sì. E poi? Poi nel 2005 hanno avuto veramente... Sono entrati nel mondo proprio a livello nazionale. Vero. Questo cast di Colorado. Questo cast di Colorado. Ah, questo è un cast di Colorado. Nel 2010 poi sono usciti per girare nelle piazze a livello nazionale con grandissimo successo. Certo. Poi sono rientrati, poi sono riusciti. E nel 2015 sono rientrati. Ed ora sono rientrati e riusciti. È giusto? Grande. Allora. Però oltre all'esperienza di Colorado, insomma, adesso avete iniziato anche il vostro tour che vi vedrà in giro per l'Italia e per la Sardegna. Sì. Perché siete a barba? Cioè, io non vi ho mai visto con la barba. È un esperimento. Allora, secondo voi perché non la barba? Perché è moda? Devono girare un film, ha detto la signora. È vero? È vero, sì. È vero. Dobbiamo girare un film. Però non si sa ancora se siamo i protagonisti oppure se lo giriamo proprio noi materialmente con col telefonino. Io so che stiamo facendo un film, vuoi fare una parte. Non è ambientato in convento, perché la barba molte volte viene associata. Non è ambientato in convento, però è ambientato commedia, in Sardegna. Tra è una commedia ambientata in Sardegna che voi avete scritto. Che abbiamo scritto noi, che qualcuno ha creduto di poter produrre, è incredibile. Sì, ci hanno creduto. Cioè, mi danno i soldi ancora, per farlo. E non l'hanno visto ancora. Non ho visto niente. Sulla fiducia. Non hanno neanche letto ancora. Però sarà un prodotto sardo? Sì, completamente sardo. Diciamo avrà alcuni ospiti che arrivano da fuori, però un nutrito cast sardo di personaggi. Tu hai da fare a luglio? No, io no. Per voi mi metto anche il farfallino, guarda. Se c'è da fare qualcosa. Noi pensavamo a qualcos'altro, però... Vabbè io mi adatto. Tu una parte la fai nel film? Se c'è una parte, io solitamente faccio parte del bello che arriva, fa innamorare la... Vabbè, allora, come non detto, quello purtroppo... No. Quel ruolo lì lo fa già Stefano. Lo fa Stefano. Quindi cosa potrei fare? Lo fa male, però. Tu potresti fare quello intelligente. Quello intelligente è brutto. Che però lo faccio io. Ecco. E quindi io cosa posso fare? C'è rimasto il ruolo di mia sorella. Che però ha subito un intervento alle gonadi, quindi riusciamo a spiegarla questa cosa. Diciamo. Insomma. Te la senti? Però mia sorella ha più baffi di te, oltretutto. Quindi dovresti lasciarti crescere i baffi. I baffi. Questo è... Vabbè, dai, ci penso. Posso darvi una risposta? Lui che io parte, che parte fare? Posso fare? Quello che muore, entra e muore. No!
fatto un'idea, lui esce, non so farlo, lo ammazzano. Prima dei titoli di testa, però, allora eh, pensate, prima dei titoli di testa così, si sente bam, non si vede sarebbe neanche bello, no. Secondo me lo sparano in fronte e muore. Così è una commedia, poi, però una commedia, no, resuscito, se no, sì. Il terzo giorno però. Allora, noi ci vediamo fra poco, andate a cambiarvi, a prepararvi, che sono due momenti che loro ci regalano. Fino alle prossime! Pubblicità, fra poco! Sta vincendo, buono. Speriamo bene. Buono. E adesso è un piacere avere con noi Pino e gli Anticorpi! Dalla vite all'architrave, dalla lampadina alla stufa a pellet, tutto per la casa, per farla e per disfarla, giardinaggio, manutenzioni, elettrodomestici. Entri da noi che non sai fare una cazzuola ed esci ingegnere. Sai dove ti trovi? Al CEPU. No, proprio no. Al Brico Babudoio, il paradiso del fai da te. E tu lo pratichi il fai da te? Sometimes. Molto bene, perché l'esercizio è importante se si vuole progredire. E dimmi, che strumenti usi per trovare l'ispirazione? Ma più che altro input visuali. Bravo. Giornali e riviste di settore. Già sei poco vintage. No, adesso trovi tutto su internet. Bricolage.it. You porn. Non ci siamo capiti, giovanotto. Allora, rispondimi un attimo. Cosa fai se, dopo che ti si rompe la doccia, una maniglia, la porta del bagno, ti si fa una crepa sul muro, si ottura lo scarico e si bruciano le prese? Vado a Lourdes. No. Vieni da noi a trovare una soluzione, sapendo di poter contare sul nostro personale qualificato. Per esempio, un signore arriva di corsa perché a casa gli si sono rotte le tubature e non può più andare in bagno. Tu dove lo mandi? Ci va da solo. Allora, giovanotto, io sono il responsabile delle risorse umane. Pino la troncatrice. Molto piacere, ora però ti faccio un test, rispondi bene o ti sbatto fuori. No, ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare. Lo sapevano già. Mi sa. Dove trovi le viti? Nel vigneto. Le spine? Nel rosetto. I cavi? Nel cavedio. I dadi? Nel monopoli. I vasi? Nel davanzale. Le maschere? A carnevale. Il ponteggio? Solo a maggio. La betoniera? Bel tempo si spera. Bene, ma non è finita. I dadi possono essere? Di carne o vegetali. Si ottengono con la sega circolare? Occhiaie rotonde. Come si riconosce la qualità della colla? Sniffandola. Un famoso tassellatore. Rocco Siffredi. Cosa fai prima di saldare? Prendo la ringorsa. Una signora deve rifarsi la tettoia. Cosa le occorre? Il silicone. Un cliente viene e ti chiede dell'antiruggine. Cosa capisci? Che è parecchio che è single. A un altro, per le sue misure occorre il doppio decametro. Cosa fai? Provo invidia. Una signora ti chiede una pompa. Una signora vuole una pompa.
Una signora viene per una pompa. Bravo! Vabbè. Se non gliela devo fare una io. Una signora viene per una pompa. Cosa le dici? E cosa le dici? Di no. Bene, bene. Ci siamo quasi, ma vorrei capire qual è il tuo grado di affidabilità morale. Il comune ti fa recapitare per errore un assegno di risarcimento per dei punti di invalidità. Il nome corrisponde, ma l'indirizzo no. Cosa fai? Vado immediatamente in comune. Bravo, a denunciare l'accaduto? A fare il cambio di residenza. Ah sì? E come ti presenti? Sto piccando. Fuori. Fino agli anticorpi! E adesso... ritornano Pino e gli anticorpi! Andiamo, puff! Carissimo Massimiliano, buonasera a lei, come andiamo? Ma non puoi entrare il cagnolino, dai che... Puffi, saluta il signore, vai! Che... No, no, ehi! Sta appoggiando Fufi. Appena appoggia lui, cosa deve fare? Ma dà fastidio. No, ma lui la primavera gli mette allegria, capito? Ah, e quindi è allegro adesso? Guardi qua, chi c'è? Oh. Fufi, dove il gatto? Fufi, prendilo Fufi. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ma che razza di cane è questo? Questo è un patchwork. È un? È un patchwork, rimane un incrocio tra un cane da tartufo e un cane da salvamento. Fa il suo lavoro? Trova il tartufo affogato. Hai capito? Guardi che è un cane da concorso, lei me lo sta sottovalutando, ma ne ha vinto già parecchi. Che concorsi ha vinto? Ha vinto il concorso alle poste e quello alle ferrovie. Adesso sta preparando quello per funzionario al ministero. Perché? Lui? Perché non ci prova anche lei? Tanto prendono cani e porci. Ma perché sono cani? Boh. Io lo dico per lei. Guardi, cosa vuole? Cosa fa così? È bello lui, ma. Dove lo posso accarezzare? Lo accarezzi, già non le fa niente. Capisci? Dove vuole lo accarezzi? Qui. Puff, ti sta piacendo? Dimostralo al signore che ti sta piacendo. Paura, Ma è un cane che fa delle cose particolari. Questo lo stavo allevando anche con. Andiamo. Allora, la confidenza, non per ne favore, mangia di ossa lui. Le dai tu. Aspettino, stava dicendo, guarda, è molto ubbidiente. Guarda qua, Fufi, seduto. Bravissimo. Guarda qua. Fufi, in piedi, Fufi, in piedi. Ha visto, anche in piedi. Qua la zampa, Fufi. Ma non è possibile. Non è possibile. E fa anche la morra, guardi qua. Ha preso il punto lui, ha preso, visto? Maledetto. Comunque adesso noi dovremmo andare perché. Ma si accoppia regolarmente? Non lo so, lei single. Come io single, ma io che mi da accoppiare io con lui. Non lo so, pensavo si stesse informando. No, pensavo di sì. Non lo so. È fidanzato? No, diciamo che adesso è un po' un periodo così, perché lo stavo allevando come cane antidroga. Allora? Solo che c'era un problema, che alla fine gliela dovevo trovare io. Non ne trovava, se no. Non la trovavo. No. Comunque, guarda, adesso per andare via le faccio vedere come giochiamo con il bastoncino. Cosa ne dici? Dai, che bello. Ci vuole giocare col bastoncino? No, si gioca a lui col bastoncino, meglio. Lei ha avuto un momento di pausa. Un pochettino sì. Fufi, il bastoncino, Fufi, prendi il bastoncino. Il bastoncino, Fufi, prendi il bastoncino, Fufi. Il bastoncino, prendi il bastoncino. Bravissimo, ottimo lancio, mi scusi, le sto mandando. Ma scusi, ma lei lancia il cane e lei lo prende? E chi ci deve andare? Lei ci voleva andare. No, ma dovrebbe andarci il cane? Cioè, dovrebbe lanciare lei. Ma il cane lo lancia! Chi ci deve. Lo vuole lanciare lei? Proviamo. No, lei deve lanciare il cane, deve andare. Io devo lanciare il cane. No, il bastoncino, il cane deve andare. Lanciamo lei.
Aspetti, però posso? Proviamo. Ci vado io, maledetto. C'è il cellulare il cane. Questo è il cellulare, l'ha visto. Questo è uno StarTAC. Bene. Io vorrei andare perché adesso la mamma... La mamma? Sicuramente ci avrà preparato la pasta. La pasta vi prepara? Ma cosa mangia lui? Non mia mamma, però sua mamma. Ah, la mamma, cucina la mamma? Ci fa la pasta con i croccantini. Ah, buona? È ottima, eccezionale. Wow! Va bene, io vi saluto. La ringrazio per averci invitato. Come lo posso salutare il cane? Lo saluta lui. Ci pensa lui. Fino agli assistenti! Grazie, vieni. Vieni, Michele, Stefano, vieni. Allora, vieni, facciamo un applauso. Allora, innanzitutto grazie per essere grazie stati a voi. I nostri ospiti. Ormai non esce dal personaggio. No, è questo il vero Stefano. Ah, questo è il vero Stefano. Abbiamo sbagliato prima dicendo la data, non era il 28, era il 29 a... Tartenia. A Tartenia, mi tirava che c'è, è arrivato Censino preoccupato. Oh, e bocca al lupo per il film. Allora, se serve qualche parte da Cagliaritano, io ho a disposizione. Lavoro anche gratis per voi, Tu ci sarai molto volentieri, anzi, cogliamo l'occasione per ringraziarvi. No, grazie a voi, è un piacere. E ci vediamo presto. Va bene? Ci vediamo in piazza. Si è alzato, eccolo qua. Grazie. Stefano Michele. Bravi. Bello, eh?